Buonasera da Rassegna Metropolitana, siamo con Luca Di Giacomo di Mare Ligea che sta organizzando a Brugoli una notte bianca di musica live intitolata Mare di Note. In cosa consiste questa notte, Luca? La notte consiste in una manifestazione di carattere musicale che stiamo organizzando sia io che Francesco Blancato, sempre membri di Mare Ligea. È uno degli avvenimenti che intendiamo portare avanti in seno al progetto Arugazioni, un progetto che scaturisce da Mare Ligea. È un'iniziativa voluta fortemente dai commercianti, dalle attività commerciali di Brugoli, dai cittadini, qualcosa che vuole contribuire a rilanciare il piccolo borgo marinaro che negli ultimi tempi sta dando appunto dei segni importanti di rinascita e di riqualificazione. Tutto questo usando l'arte e la musica, giusto? Usando l'arte e la musica, ma aggiungerei anche la cultura, perché la musica è cultura. E quindi, appunto, dicevo, è uno degli avvenimenti, perché ne seguiranno degli altri di altro tipo, che vertono in altri ambiti disciplinari. Noi non siamo un'organizzazione di eventi musicali, ci stiamo imbattendo in questo genere di iniziativa. Non è stato semplicissimo, devo dirlo, riuscire a portare a termine l'organizzazione di questo evento, perché sono tanti gli inghippi anche burocratici da risolvere, a cui venire incontro, e soprattutto anche le spese, che non sono semplici appunto da sostenere, ma con la buona volontà di tutto il tessuto, tutti i commercianti di Brugoli e anche da parte del contributo appunto della Banca Popolare di Augusta e con il patrocinio voluto dalla Commissione Straordinaria del Comune, insomma, alla fine con la buona volontà anche di Mare Ligea, del progetto Arugazioni, che ha fatto, devo dirlo, la differenza, stiamo riuscendo a realizzare un evento che finora non si è mai visto appunto nel borgo marinaro. Quanti artisti vedremo girare a Brugoli la notte del 30 agosto? Vedremo girare tanti artisti, soprattutto mi piace dire che in ogni caso la prima, gli eventi principe sono il Salvo Tempio Jazz Quartet, che si esibirà appunto attraverso la musica jazz nella zona della piazza del Castello Aragonese di Brugoli, e l'altro sarà appunto l'esibizione del noto gruppo rock Oltre il Silenzio, che vede appunto come cantante Massimo Suma. Poi naturalmente la cosa bella è che abbiamo voluto fortemente la partecipazione di gruppi di giovani che contribuiranno con la loro musica, con la loro creatività a questa manifestazione. E quindi i gruppi, mi piace citarli, sono i Nonostante Tutto, sono i Vinegar Street, sono i Watamu e i Zona a Rischio. E alla fine farà da collante anche il DJ set di Gianmarkovic, che insomma darà sempre il suo sostegno perché la serata possa essere sempre più gradevole. Bene, quindi ringraziamo Mare Ligea per l'organizzazione di questo evento e il progetto Arugazioni. Sarà domenica e sabato 30 ore? Sarà sabato 30 a partire dalle 20:30 nella zona appunto del castello, della piazza del castello di Brugoli si comincerà. Poi a seguire, terminata la prima esibizione, in piazza Belvedere, comunemente conosciuta dai brugolani come Uspasale, partirà l'esibizione degli Oltre il Silenzio, quindi alle ore 21:30. Bene, ringraziamo. 22, scusate, alle 22. Vi aspettiamo tutti a Brugoli, ringraziamo tutti voi che ci state guardando e vi invitiamo a condividere il più possibile per divulgare l'informazione, perché sì. Augusta, grazie a questi progetti, fa arte, cultura e spettacolo. Sì, volevo soltanto concludere con questo. Non è stato possibile, ahimè, pubblicizzare la manifestazione adeguatamente. Anche a noi sarebbe piaciuto mettere una serie di manifesti in città, anche dei grandi manifesti 6x3 all'entrata, però questo non è stato possibile per questioni prettamente economiche. E allora, piuttosto che puntare alla promozione, puntiamo alla qualità della nostra manifestazione, di quello che vogliamo proporre alla cittadinanza. E quindi appuntamento alle 20:30, giorno 30 agosto, sabato 30 agosto, in piazza Castello, e a seguire alle 22 in piazza Belvedere a Brugoli. Arugazioni, Mare Ligea. Vi aspettiamo tutti, e quindi, a favore di quello che ha detto poc'anzi, vi invitiamo a condividere il più possibile, a divulgare l'informazione. Ciao a tutti.